Davide. Voglio fare un secondo video di questi diffusori, perché questi sono di un colore diverso, e B perché i diffusori, secondo me, torno sempre a dire, meritano molto. Parliamo di monitor audio GX300. Sono diffusori a tre vie con varie rifiniture che ad oggi nel 2013 costano 4.400 euro di listino. Qui le vedete senza zoccoli sotto, ma nell'altro video li potete vedere con gli zoccoli, e montano un tweeter a nastro. Ultimamente le case hanno fatto veramente dei bei passi in avanti con questi tweeter qua, e riescono a riprodurre veramente molto molto bene l'alto, in maniera piuttosto delicata, ma ben presente, cioè si ascolta piacevolmente questo tipo di driver, no? E anche Pro AC, così stanno andando un po' verso questa direzione. E questi diffusori, come vedete, hanno varie finiture. Questo è il color noce, praticamente walnut, ok? Vedete la finitura, i bordi arrotondati, molto molto piacevole anche al tatto, la forma non squadrata, per praticamente non so come spiegare, evitare che le onde cosiddette, penso, frazionari all'interno diano fastidio, si fanno forme non perfettamente rettangolari o quadrate, ma si cerca di tenere delle forme diverse per non avere quel problema lì. Ve le faccio vedere anche da dietro. Vedete il reflex posteriore, tutti i driver sono bloccati da un perno un po' stile BEV, che va a bloccare dietro per dare maggiore rigidità al tutto. Il reflex, qua abbiamo il B-wiring, vedete, ed ecco le casse. Troviamo anche eventualmente nere laccate, bianche laccate, insomma in svariate finiture. Un saluto da Davide di Audio Costruzioni.